Volevo vedere se la spada potevo passarla anche a Jenna e la porterebbe 84 di danno, che non sarebbe male. Quindi a noi non ci resta altro che ritornare all'ascia che ci dà 81. Abbiamo meno danno di quanto ne fa Jenna. È tutto dire. Però almeno cerchiamo di equilibrare un po' la squadra in modo tale che tutti facciamo abbastanza danni. Che poi quel bastone che abbiamo comprato sarà costato anche un sacco di soldi. Però sicuramente è stato un buon boost d'attacco fin da adesso. Deserto dello Yampi. Credo che sarà la nostra prossima destinazione. Prima però vorrei tornare un secondo qua per vedere se lì a destra si può proseguire prima di andare nel deserto, che magari è una zona un po' più insidiosa. Allora, siamo ritornati qui alla città di prima. Proviamo un attimo a salire e vedere se proseguendo arriviamo da qualche altra parte prima di infognarci nel deserto. Vabbè, però essere già tornati qui qualcosa di positivo l'ha portato, dai. Attacca con delle spade danzanti. Oh, questo non l'avevamo ancora provato. Vediamolo. Vediamo quanto danno riusciamo a fargli. Beh, l'animazione è molto semplice ma carina. Molto bella. Minchia. Jenna tira di quelle slacche. Abbiamo fatto proprio bene ad aumentargli l'attacco. L'attacco delle spade mi piace un sacco. Ottimo. Ed è già, se non sbaglio, il secondo Digin che troviamo in mezzo alla natura, o sbaglio? Come ti chiami? Acido. Fammi indovinare, se attacca fa danno. Riduce la resistenza di un nemico. Se lo diamo a lei, aumenta attacco, difesa, diminuisce la velocità. Non mi sembra granché. Se lo diamo a noi, ci aumenta l'attacco, i PP. Minchia, ma pochissimo i PP. 26 sono niente. E non apprendiamo nulla di nuovo, giustamente. Ma perché siamo Pierro, aspetta. Se lo disattivo, diventiamo un difensore. Un tank, quindi. Però 100 di attacco, beh, mica male, Quindi essere tornati indietro ne è valsa la pena. Ah, giusto, fammi solo vedere. Qualcuno ne beneficerebbe adesso diventare un Pierrot? Mi sa che è arrivato in questo momento. Pierrot non è pratico per nessuno, forse. Benissimo, direi di andare in direzione del deserto. Visto che abbiamo un nuovo Digin e non c'è nient'altro da visitare, direi di dirigerci verso il deserto, allora. Avendo cambiato adesso disposizione di Digin, siamo ritornati a essere più lenti. Vabbè, non importa. La foglia di menta ancora ce l'abbiamo. La tengo un attimo da parte, come ho fatto per l'altra serie, perché metti caso, la velocità magari la recuperiamo in qualche modo, o comunque c'è chi è più lento di noi. Vediamo a chi è meglio darla che no, magari. Va Jenna che usa un attacco d'acqua, essendo adepta del fuoco. Ok, siamo anche saliti di livello, perfetto. E sbaglio, abbiamo preso una nuova abilità? Abbiamo preso taglio. Per inizio gioco va tutto bene, tutto fa brodo. Ma vai di ramen ora che ho detto che tutto fa brodo. Ok, anche Jenna sale di livello. E anche Sara sale di livello, bravissime tutte e due. E rieccoci al deserto. Ti pareva che non mi fermava qualcuno? Mi scusi, vuole parlare del nostro signore salvatore Dino T-Rex? Ecco qua. Avanziamo. Vediamo dove ci conduce il deserto dello Yampi. Stata crunch. Chissà perché ho dovuto martellarlo. Lo so solo io, non c'era bisogno. O forse sì, chi lo sa. Mi fa piacere che in questo momento siamo comunque ben messi da riuscire con due personaggi, in teoria quelli magici più deboli, lo stesso a tirare giù già dei nemici. E ti pareva che non attaccava il coboldo? Ecco fatto. Cioè non stiamo neanche sfruttando totalmente la psicoenergia e comunque ce la stiamo cavando più che discretamente. Non capisco se mi serve qualcosa tirare giù sti piletti qui. Ok, abbiamo trovato un Nemu. Vediamo se lo uccidiamo in tre. Direi già in due. Vabbè che erano due colpi critici, però direi sì che con tre riusciamo già a gestircela. Stat clunch. Mimic. No, l'anello custode. Un primo anello. Che cosa fai, anello custode? Aumenta la difesa. Beh, e anche PS. PS 20 e difesa 4. Allora,
Non male. Ovviamente Felix in questo momento è quello più indietro, però lei è quella che più rischia. 20 PS non sono molti, però meglio di niente sarebbero. Va bene, lo diamo a lei. Sì, Felix con Sara è leggermente simp. Quindi Sara 131, Jenna 132, ma perché è stata colpita? Beh dai, non mi posso lamentare al momento. Continuo a chiedermi se mi serva qualcosa e arrivato a questo punto credo proprio di no. Buongiorno? Chi siete? Stiamo seguendo i pirati fin da Mandra. Anche voi andate ad Alfra? Non credo che riuscirete ad attraversare il deserto. Probabilmente avreste dovuto attraversare il ponte che avete incontrato per strada. Peccato che era rotto. Acqua, la mia gola è così secca. È inutile. Oh, questo deserto fa così caldo, mi sento stordito. Se quel maledetto Brix non avesse distrutto il ponte, noi non saremmo qui ora. Forse non lo troveremo, ma giuro che Pies pagherà per lui. Beh, certo. Lei è il capo del villaggio? Non possiamo dimenticarci di Brix? No, non smetterò di cercarlo. Ci deve essere un modo per attraversare il deserto. Dobbiamo continuare. Ora è il momento, figlio mio, di dimostrare che sei il sindaco. Avanti, figliolo, riuscirai a portarci fuori da questo deserto. Fino ad Alfra? Che cazzo ne so. Padre, come posso riuscire a farci uscire dal deserto? Credo che tu stia sopravvalutando le mie capacità. Proviamo un attimo a leggere nella mente. Mio figlio è un mollaccione e non lo aiuterò. Solo superando l'avversità potrà diventare un buon capo. Grazie al cazzo. Mio padre mi dice sempre di superare le avversità, ma non mi dice mai come. Non capisco perché non possiamo andarcene a casa e scordarci di Alfra. Ah, abbiamo raggiunto un vicolo cieco. Voglio solo tornare a casa mia Mandra. Sì. Quindi di qua non si prosegue perché c'è una pianta. Mentre di qua c'è o una zona da usare un'altra psicoenergia, visto il cerchiolino che c'è, oppure da usare rivelazione. Lo scopriremo più avanti. Poi vicolo cieco, guarda qua come continua. Poi, oddio, c'è un pezzo di legno. Tac, 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 con un'accetta lo abbattiamo, saltiamo il sasso. Logica dei videogiochi. Vediamo se qui c'è qualcos'altro, giusto per sicurezza. Io continuo a tirarli giù che, si sa mai che a qualcosa servano. Vediamo. Posso anche salirci sopra. Quelle zampettine però, Allora, calmi un attimo, perché questo è palesemente messo lì per farti saltare da questa parte. Quindi dobbiamo andare o di qua verso di qua, o anche questo ci serve per proseguire. Quindi l'idea giusta sarebbe, in teoria, a meno che non c'è una salita da questo lato, e ne dubito, esatto, che dobbiamo probabilmente uscire da questa zona e rientrare e saltare da parte a parte. Qua ci sono un sacco di cosini, Allora, dobbiamo trovare quello giusto. Dobbiamo trovare la zona per salire giusta qui. Quindi l'opzione giusta sarebbe salire da questa parte e proseguire di qua, oppure da questa parte e saltare da quest'altra parte. Allora, io la rischierei. Buttiamo giù questo di pilone. Tac. E vediamo se qui c'è modo di salire. Abbiamo trovato un forziere. Mi aspettavo un mimic, sinceramente. Lo sapevo. Allora, a parte che ci sono questi simboli qua che dovrebbero essere le zampe, quindi un minimo da seguire c'è. Solo che se non riesci a incastrare bene quale zona deve, quale devi tirare giù e quale no, magari ti viene difficile. Quindi se abbiamo fatto tutto giusto, adesso dovremmo essere in grado di passare. Tac, tac. Pure sul pilone. Eccoci qua. Ha un altro Digin. Oggi già due ne abbiamo trovati. Sperando che non scappi. Ma tutti i Digin di questo gioco ci vogliono menare. Credo che solo il primo non abbia combattuto. Proviamo a vedere quanto facciamo con Taglio intanto. Vediamo quanto facciamo con Boom. E tu vai. Tu no. Ci ho sperato bloccasse la psicoenergia. 43, 73. Molto meglio. Molto molto meglio. Quindi Felix, attacca tu. What the... Dunque, a logica questo io lo darei a Sara.
uno per le statistiche, ma anche due perché Blitz. Anche perché due, se lo diamo a noi, mi sa che... No, beh, non ci... Se lo diamo a Jenna, gli aumenta le statistiche, ma non le cambia nulla. E se lo diamo ovviamente a Sara, aumenta solamente l'attacco. Beh, non è granché, però quasi quasi lo lascerei a noi, ti giuro. E se facciamo cambio, tu riapprendi raggio turbine e togli squarcio e mega squarcio. Mentre noi, e se facciamo a cambio con Miccia, tu ritorni un mago, apprendi impatto, turbine e raggio, ma dimentichi squarcio e mega squarcio, che non mi sembra una gran perdita, e riaumenterebbe i pp. E se Miccia lo diamo a Jenna, Jenna aumenta di... Minchia, ma Jenna... Jenna tira di quelle slack allucinanti, 118 d'attacco è tantissimo, tesoro. Quasi quasi lo lascio a noi, che siamo un pelo indietro al momento. Jenna è fuori scala totalmente al momento. Vorrei provare ad andare da quel lato di qua per vedere se c'è qualche oggetto, ma non mi sembra. Non mi sembra ci sia nulla, vero? Però aspetta, scusa, allora, perché qua mi sa che c'è una scala. E infatti qua sotto c'è una discesa. Oh, che è successo? No, si è bloccato il gioco. No, è crashato. Devo rifarmi tutto. La delusione, la tristezza, l'amarezza su questo volto. Ho ripreso i due Digin, sia quello d'acqua sia quello di vento. Ma ho scoperto, questo giro l'ho fatto inverso, ho preso prima quello di vento e poi questo qua di acqua, che andando verso sud qui, noi possiamo proseguire da questa parte, farci tutto il pezzo qui e proseguire da questo lato, oltre il deserto. Però siamo già in questa zona, quindi io direi di finire prima il deserto e uscire da qui e vedere dove finiamo, visto che qui c'era il ponte distrutto. Ok, dopo essere ritornati qui nel deserto, vediamo se è stata... colpa del gioco o meno. Può essere che è stato una combinazione di tante cose e che aver incontrato un nemico abbia fatto crescere il gioco. Non mi era mai successo, però per fortuna siamo riusciti a recuperare tutto. Meno male anche. Allora, quindi di qua, come immaginavo, è uno shortcut, vero? Esatto. E di qua si prosegue. Allora, lì c'è una pietra psico-energetica, ma... non mi sento di doverla usare adesso. Ok, no, qua non c'era nulla. Eccola qua la scala. Qui non c'è niente. Ok, proseguiamo. Allora, credo che per proseguire io debba andare di qua. Però vediamo cosa si nasconde. No, qua niente, strano. Proseguiamo allora. Cosa abbiamo qui, eh? Allora, fammi provare. Ah, vabbè, credo che si fermerà lo stesso. È andato dall'altra parte ed è uno scorpione. Io volevo provarlo a prendere proprio preciso preciso. Vabbè, non penso che uno scorpione ci darà dei problemi. Credo... esatto. Di aver sbagliato. Devo farlo o quando è da questo lato, perché qui l'abbiamo... incastrato. Riproviamoci. Allora, non quando va di qua, ma quando va di qua. Vediamo. Ok, così prosegue verso l'alto. Dov'è l'uscita a questo giro? Allora, credo che prima dobbiamo bloccare qua. Dobbiamo farlo arrivare qua, immagino. Vediamo. No, l'abbiamo bloccato in un loop. Proviamo allora. Ale, era giusto solo il primo. Facciamo un salvataggio che non si sa mai e andiamo incontro allo scorpione. Pala. Addirittura. Però c'è lo stesso simbolo, cioè lo stesso cerchio che c'era per terra. Ah, madonna. Sembrava piccolino e bello grosso è il nostro amico qui. Allora, fammi solo vedere. Le evocazioni era uno fuoco e uno terra. Giusto per farvela vedere, la proviamo. Con un doppio colpo di difesa della squadra, vai. E tu, invece, aumenti il nostro attacco. Ferro! Perfetto. Miccia! 51. Si difende, eh?
Allora, eccolo qui, Zagan, la potenza della terra irata. Allora, io lo farei fare a Jenna a questo punto, visto che così aumenteremmo le sue di statistiche. Quindi tu attacca, tu evoca e tu aumenta l'attacco a Jenna. Impatto! Zagan! È un minotauro alla fine. 117, dai, non è male. Poteva uscire di peggio. Duo forbice, ahi. Vabbè, non è che ha fatto chissà cosa. Tu continua e tu boom te. E vabbè, vai. Plasma. Non fa molto, eh. Ah, ma mi sa che si sta difendendo. Esatto. Ottimo. Io a questo giro lo riutilizzerei. Tanto non abbiamo nulla da perderci. Eco e tu impatta. Jenna, per quanto strano possa sembrare, è la nostra principale fonte di danno. Minchia, turbo sabbia. Ok, e con questo, di nuovo, taglio, tu, Zagan, e tu, impattala ancora una volta che così lo devastiamo. Lo uccidiamo con un colpo solo. Ah, peccato, era già al massimo. Zagan! Mi aspettavo morisse. Peccato, vabbè, non importa. Qua, però, importa invece che dobbiamo curare lei. E tu, bummalo, e tu, attacca. Boom! Ma quanta vita che abbiamo, Re Scorpione! Ok, pensavo avrebbe attaccato Jenna, meno male. Allora, tu, offerta, tu, attacca. Anzi, sai cosa? Attacca con Eco e tu, ancora una volta, plasmalo. Oh, Eco comunque mica male. Quel doppio colpo fa un bel po' di danni, soprattutto adesso. La difesa è tornata a quella di prima. Ma sì, vai, attacca, tu aumenta la difesa di tutti e tu raggialo. Morto? Lo sapevo. Saliamo di livello? No, strano. E ho ottenuto la gemma pala. Allora, qui non c'è nulla da fare se non usare appunto la suddetta pala. Quindi la diamo ovviamente a lei e con la pala tiriamo sulla sabbia. Ah, ok, dicevo, che cacchio è? Vai. Ed ecco qua una fonte d'acqua pura. Ma la pala serve a ritirare fuori i tronchi? No. Quindi abbiamo ottenuto una nuova psicoenergia e basta in teoria, giusto? Non abbiamo nient'altro da fare qui. Se non che avevamo una zona dove usarla la pala, giusto? Beh, quasi quasi quel cristallo io lo userei. Tanto da queste zone non penso ci passeremo mai più, quindi tanto vale usarlo già adesso. Ok, siamo anche saliti di livello, bravissimi. Già che ci siamo, tra l'altro, io vorrei provare ad usare pala sulla X che abbiamo visto nell'altra grotta. Dunque, qui, da usare pala, che cosa troviamo? Una scala. Altra scala, vediamo dove ci fa arrivare. Dall'altra parte siamo. Siamo dall'altra parte, dove sono i tizi, giusto? Dove c'è il capo del villaggio che magari aiutandolo... Esatto. Ciao? Ehi, guardate lassù! Come ha fatto ad arrivare fin là? Forse c'è un sentiero che non abbiamo visto. Padre, seguiamolo. Forse possiamo superare questo deserto. Riusciremo a trovare la strada per Alafra. Non mi importa dove andiamo, basta che sia fresco. Ehi, l'ho trovato. Ho trovato un passaggio. Seguiamo mio figlio, che ho fatto tutto io, però... Zitti, va bene così. Proviamo un attimo a tornare da loro, che magari, in cambio di aver trovato una fonte d'acqua, mi danno qualcosa. Acqua, che bello! Sono felice di poter riposare. Finalmente il mio cervello non è più in fiamme. Oh, l'acqua migliore che io abbia mai bevuto. Finalmente possiamo attraversare questo terribile deserto, ma dobbiamo aspettare che l'anziano e gli altri si riposino. Ero certo che questo fosse un vicolo cieco. Cos'ha questo deserto? Stiamo solo ritardando la punizione di Pierce. Se rimaniamo ancora qui, Briggs sarà irraggiungibile. Dobbiamo insistere ancora.
Ah, mio figlio. Ha superato la sua prima prova come sindaco. Devo congratularmi con lui prima o poi. Ora vediamo se la sua fortuna regge. Ho segni molto più grandi di quanto pensassi. Mi chiedo quanto manchi alla lafra. Chi lo sa. Mi aspettavo qualche tipo di ricompensa. Anche, boh, 1000 monete mi sarebbero andate bene, per dire. Prima di proseguire, allora, io farei così. Tanto mi ci vuole poco a rifare questo pezzo qui. Andiamo proprio a vedere alla grotta. Sì, so che effettivamente così allungo per niente il giro. Perfetto, Jenna sale di livello. E anche Sara? No, Sara no, peccato. Se quello che penso è giusto, sotto quella X troveremo qualcosa. Ci riposiamo un attimo. Tanto per 24 monete le rifacciamo uccidendo solo un gruppo di nemici. Volevo provare a usare un attimo la telepatia sulla pecora. Vediamo cosa pensa. Adoro mangiare l'erba. E la gallina invece? Il terreno qui è così soffice che voglio di scavare che vi ho co. Davvero? Notizia interessante. Eccolo, lo sapevo che c'era qualcosa. Ti prego, dimmi che mi porti esattamente dove credo. Dimmi che mi porti dal Digin di fuoco. Ti prego, ti prego. Sì, di sicuro. È andata dritta. Eccola la grotta e eccolo il Digin di fuoco che si unisce a noi senza combattere. Grazie. Pam 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 pam. Favilla. Benissimo, favilla, favilla, favilla. Se lo diamo a Jenna gli aumentiamo PP e punti vita. Rianima un alleato. Beh, mica male. E se facciamo cambio in questo modo? Lei diventa indovina. Così diventa veggente, lei illusionista. Beh, oh. E se gli diamo un altro di fuoco, lei rimane comunque veggente, lei illusionista. Astroscoppio, vulcano, setta, crescita e rimedio. Potrebbe non essere una cattiva idea, sai? Beh, direi che ne abbiamo già un buon numero. Abbiamo 2 di tutti i tipi e abbiamo solo 3 personaggi. E io che ero venuto qui solo per andare a scavare da un'altra parte. Eccoci di nuovo alla grotta di Ossenia. Vediamo se questa X ci porta alla lastra. Zip. Palesemente. Andiamo. Vediamo che cosa apprendiamo. Apprendiamo Megera. Uno di fuoco e uno di vento. Direi di provarlo. Perché no? Difenditi tu, Megera, e tu difenditi. Megera. Oh oh, bellino. Bel colpo. Beh, 47. Mica tanto, però aumenta l'attacco di tutti. Oh oh. Bello, 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 bello. Ci sta, ci sta. Evoca ed aumenta le statistiche. Mica male. Ora che abbiamo preso un altro Digin e una nuova lastra, direi che possiamo proseguire. Devo dire che comunque siamo messi molto bene. Abbiamo 2 Digin di ogni tipo e non abbiamo neanche 4 membri. Proseguiamo. Mi aspettavo saremmo usciti dal deserto, ti giuro. Allora, qui ancora una volta pala. Che cosa abbiamo? Niente. Mettere zone in cui devi usare la pala ma non trovi nulla. Vabbè. Oh, soldi. Vabbè, 315 monete. Non è molto, però già abbiamo recuperato più di quanto abbiamo speso per il bastone. E già quello vale la pena del biglietto. E qui abbiamo un torrente di sabbia. Che tanto la sabbia a differenza... Ah, tranne qui. Qui no, qui puoi andargli controcorrente, ma lì no, vabbè. Allora, facciamo un attimo il giro. Dobbiamo fare quindi così, così, così. Ecco qua. Ora da qui e su. Arma? No, noce. Noce che aumenta la difesa, esatto. Ora ritorniamo. Dunque di qua. Vediamo. Di qua torniamo indietro. Di qua credo che possiamo proseguire. E ti pareva. Ecco fatto, addio ragnetto. Non mi posso lamentare, ci siamo messi molto bene. Molto molto bene. Quindi di qua. Di qua. Aspetta, aspetta, aspetta. Perché qui, esatto, ti devi incastrare e poi tirare una martellata. Stat clunch. Ecco qui. Qui un'arma. No, ti prego, ecco. Arma. Una mazza dei colpi. Sembrava quasi maledetta. 130 con lentezza.
A lei no, e a lei gli abbassiamo. Ok, a me va benissimo perché, ascolta, 1600 per un cazzo di bastone, adesso come adesso, se si poteva evitare l'avrei evitato. Ma visto che comunque gli aumenta di molto le statistiche, direi che non mi lamento. Torniamo sul nostro percorso, ecco qua. Vediamo che cosa fa la mazza, se riusciamo ad usarla. In teoria c'è scritto lentezza e non siamo riusciti ad usarla, peccato. Usciamo? Ah, io continuo a pensare che usciamo da sto cacchio di deserto, invece. Vorrei andare a vedere qua di sotto se c'è qualcosa. Quasi quasi scendo apposta. Esatto, perché lì c'era un forziere. Questa mi sembra tanto una zona da usare rivelazione. Dunque, così, così. Qua si sale, qua si usa la fune. Tac, ecco qua. Vorrei solo vedere. Ok, non si può fermare ovviamente l'afflusso di sabbia. Non che la cosa mi sorprenda. Qui si sale di nuovo, qui si scende. Eccolo qua il forziere. Una frusta maestra. Ah, cambia la classe, domatore, che in realtà questa me la ricordavo, questa non è male, strumento raro. Allora, proviamo a darla un attimo a Jenna. Possiamo già evocare lupo, salamandra e avere impatto. E frustata, e che è comunque un attacco. Fa vedere le statistiche invece. Allora, abbiamo 109, 74, 76. 109, 74, 76. Così invece, 100. 81-53. Aumenta la difesa, diminuisce di pelino l'attacco e ci diminuisce la velocità. 53. Noi quanto siamo? 55. L'importante è che lei sia più veloce, perché almeno se deve fare qualcosa tipo aumentarci l'attacco e queste cose qua, lo fa. Proviamo un'evocazione allora. Felix attacca questo. Tu? Vediamo, non lo so. Proviamo la salamandra. Questo e tu attacchi lei. Bravi. Che bella l'evocazione. Beh dai, non è male. La domatrice mi piace come classe. Molto particolare come cosa. Sì, anche perché al momento Jenna non aveva, diciamo, nulla di definito dato proprio dai Digin. Dunque, da questo lato credo che abbiamo fatto tutto. Credo, fammi controllare. Proviamo anche lupo feroce, già che ci siamo. Lupo feroce. Beh, oddio, 72 per un'evocazione da 3 non è neanche terribile. Forse dovevo provare anche frustata, volevo vedere quanto danno faceva. Ecco fatto e via. Si prosegue. Qua sotto abbiamo un cartello con scritto Nord Alatra, Sud Roccia dell'Aria. Attenzione, non c'è ritorno oltre questo punto. Azz. Beh, quasi quasi. Ovviamente, previo salvataggio. Dopo il salvataggio proviamo a scendere. Vediamo dove finiamo. Lentezza! Bello! Allora, non c'entra una sega con la mazza e il colpo Zangetsu. Però, vabbè. Vediamo dove andiamo. Roccia dell'aria. Siamo usciti dall'altra parte. Noi siamo ora qui. Totalmente ignorato il deserto. Ok, proviamo a proseguire un secondo. Se vedo che va troppo avanti, torniamo indietro col salvataggio. Eccola, roccia dell'aria. Ok, attenti alle pietre del vento. Esse amplificano il potere del vento. Procedere con cautela verso la roccia dell'aria. La madonna. Ci verremo la prossima volta qui.